Bene, allora iniziamo. Sono benvenuti a tutti, insomma, io sono Assunta del Movimento Democrazia e siamo qui per presentare la campagna Immagina Sé. Oggi interverranno Riccardo Cristiano del Movimento Certi Diritti e per Omocrazia invece Aurora Staino, Domenico Biondi. Allora, io penso che insomma la maggior parte di voi conosca già... Ma mi sentite bene? Questo microfono un pochino. Allora, penso che la maggior parte di voi conosca già Omocrazia, il movimento, però comunque, insomma, per chi non lo conosca vorrei fare una breve presentazione, una breve parentesi. Noi comunque siamo costituiti nel 2009, siamo un movimento spontaneo, e il nostro obiettivo è quello di essere presenti sul territorio calabrese per l'organizzazione, insomma, di eventi di questo tipo contro l'omofobia, ma anche insomma per quanto riguarda la promozione e tutto il resto e comunque in generale per quanto riguarda eventi riguardanti i diritti civili per gli omosessuali. Inoltre noi insomma per fare una cosa molto riassuntiva e breve, durante questi anni abbiamo individuato una frase che secondo noi è abbastanza descrittiva del movimento ed è una frase di Gandhi che dice sii tu stesso il cambiamento che vorresti vedere nel mondo. Con questo voglio concludere la presentazione del movimento e dedicarci invece alla presentazione della campagna. Quindi la campagna funziona essenzialmente così: noi abbiamo individuato quattro location che sono sul retro di questo flyer, a queste che sono quindi Ubic, Mondadori, Beside e Nero Macchiato. Noi regaleremo questi quattro quadri a queste location, in più regaleremo, abbiamo realizzato del materiale pubblicitario che sono appunto i flyer per i locali, Nero Macchiato e Beside, mentre i segnalibro alle librerie, che resteranno a disposizione di chi vorrà, insomma, fino ad esaurimento, mentre i quadri resteranno sempre a disposizione dei locali, insomma, ci auspichiamo il termine più lungo possibile. Sì, il prossimo terremoto, facendo le corna, insomma. Ora, immaginiamo se la storia li avesse discriminati. Ecco, diciamo che una delle affermazioni che solitamente si fa alla visione di questi quadri o del flyer è sì, ma la storia li ha discriminati. Ecco, noi volevamo arrivare proprio qui. Volevamo sollevare questa cosa, insomma, per uscire dalla staticità del flyer, del quadro, eccetera, dalla semplicità, ecco. È vero, loro sono stati discriminati, alcuni di loro, per esempio il caso più eclatante è Oscar Wilde, che è stato comunque arrestato, processato, insomma, e condannato per pederastia. Poi abbiamo Pasolini, per esempio, che cioè lui non visse nella maniera ovviamente più serena possibile la sua omosessualità e descrivendo il suo caso personale lui disse queste parole: un omosessuale oggi è ricattato e ricattabile, arriva anche a rischiare la vita tutte le notti. Questa è una frase che è stata detta 40 anni fa e non so fino a che punto oggi le cose possono essere cambiate. Sicuramente sono migliorate, ma non credo in maniera del tutto proporzionale a 40 anni di trascorso. Poi abbiamo Proust, lui vabbè era ammalato già d'ansia, a differenza di Pasolini non era dichiarato e questo suo dover nascondere insomma l'omosessualità anche in famiglia causava dell'aggravare della sua condizione di salute, in particolare degli attacchi d'asma di cui lui già soffriva. Però ecco, la storia intesa come corso degli eventi, cioè questo è stato un passaggio, cioè loro sono stati discriminati dalle persone a loro contemporanee, le condizioni sfavorevoli per dichiararsi eccetera sono state create dalle persone a loro contemporanee. La storia invece intesa come corso degli eventi non li ha discriminati perché ha permesso che la loro arte, le loro opere, il loro creato insomma riuscisse ad arrivare oggi fino a noi rendendoci tutti molto più ricchi e se così non fosse mancheremmo di un grandissimo patrimonio culturale. E con il messaggio che con Omocrazia vorremmo lanciare con questa campagna è che dovremmo stare tutti molto più attenti al valore
della persona che abbiamo accanto piuttosto che giudicarla per una banale questione di gusto. Perché poi alla fine la storia, nella storia riecheggerà quello che loro hanno fatto, quello che loro hanno realizzato per sé e per gli altri. Ecco, non a prescindere dal loro orientamento sessuale. Quindi quello che conta di una persona è quello che fa, appunto, a prescindere dal suo orientamento sessuale. Bene, io per completare la presentazione di questa campagna vorrei passare la parola a Domenico Biondi, che è l'ideatore della campagna. Io mi alzo perché preferisco stare a piedi, non mi piace stare molto seduto. Allora, io sono l'ideatore, ma lei è quella che poi nella fattispecie ha realizzato i quadri, quindi un applauso anche a lei, perché secondo me... Allora, io volevo dire una cosa. Noi quando ci siamo trovati ad affrontare questa campagna con Omocrazia, abbiamo avuto inizialmente due problemi da affrontare. Innanzitutto capire il target a cui volevamo sicuramente arrivare, e come seconda cosa trovare il modo migliore per arrivare il più possibile a questo target. Noi abbiamo scelto comunque di regalare questi quadri a due locali che sono molto frequentati, quali la Ubic, la Mondadori e altri due locali che sono il B-Side, che sono molto frequentati dai giovani, e anche il Nero Macchiato, proprio perché volevamo arrivare sia a persone di una certa età. Ok, non è che i libri leggono solo una persona di una certa età, ma comunque magari sicuramente al B-Side ci vanno persone un po' più giovani. Quindi avevamo scelto, diciamo, come destinatari del nostro messaggio una percentuale di giovani e una percentuale di persone un po' più mature, ecco. Una volta definiti appunto questo target, ci siamo trovati di fronte al problema di come fare in modo che questo messaggio rimanesse il più possibile nel tempo, ok? Sicuramente la rete, quale Facebook per esempio, è un modo, diciamo, molto conosciuto, molto usato anche da noi giovani per arrivare, per far conoscere ciò che vogliamo dire a più persone possibili. Però è anche vero che con Facebook spesso si ha un tipo di informazione un po' veloce, un po' magari frettolosa, voglio dire, magari oggi possiamo essere bombardati da un messaggio, domani quel messaggio possiamo averlo già dimenticato perché siamo bombardati da un altro messaggio. Ok, quindi limitarci semplicemente alla rete come mezzo di comunicazione per arrivare agli altri ci sembrava un po' limitativo. E allora abbiamo pensato, di sicuro la rete l'abbiamo utilizzata perché comunque la campagna verrà sponsorizzata anche su Facebook e anche sul nostro sito, quindi alla fine sì, la stiamo già pubblicizzando. Però volevamo trovare comunque un modo diverso per rimanere un po' di più nel tempo, no? Cosa che la rete purtroppo non ci permetteva di fare. E allora abbiamo deciso di, per i locali, per quel che riguarda la musica, i cui quadri sono questo, vabbè, abbiamo usato i flyer, che hanno una doppia funzionalità, fungono sia da flyer che da cartolina, perché eventualmente chi lo volesse può prendere il flyer, tenerlo in casa come ricordo, perché comunque rappresenta il quadro principale della campagna, che è questo. E poi comunque i segnalibro ci sembrava un'ottima occasione, no? Per affinché appunto questa campagna rimanesse sempre con noi, perché noi abbiamo stampato 1000 segnalibri, ne abbiamo regalati 500, le regaleremo 500 alla Mondadori e 500 alla Ubic. E in questo modo chi verrà a comprare un libro avrà il segnalibro, e il segnalibro è una cosa che ti rimane, perché generalmente quando uno che è abituato a leggere, no, il segnalibro lo conserva. Magari se finisce un libro non ne legge un altro, magari io faccio così, conservo il segnalibro e lo uso anche per un altro libro. Quindi ci sembrava un modo, diciamo, ottimale quello dei segnalibri per arrivare appunto a più persone possibili. Noi speriamo che comunque la campagna vi piaccia, l'abbiamo curata nei dettagli, e niente, grazie. Sì, passo la parola a Riccardo Cristiano, di Certi Diritti. Mi accomodo sul divano? Sì, oh. Allora, io ringrazio sicuramente il Movimento Omocrazia per l'invito. Credo che la cosa più importante da osservare è che il messaggio, quello che volete mandare, immagina se la storia li avesse discriminati. Sono personaggi importanti, ma
ma potrebbe essere qualcuno di noi, una persona comune. Certo. E mi viene in mente una cosa che ho letto per caso qualche giorno fa. Mi trovavo per la strada ed ero vicino a una edicola. Poi ho visto una copertina e sulla copertina c'era scritto "Anche questa è famiglia". Ed era la storia di due ragazze. Queste due ragazze chi sono? Sono una la figlia di Roberto Vecchioni, Francesca, e della sua compagna Alessandra, che con la loro visibilità, ed è questa la cosa importante, hanno fatto in modo di far conoscere una realtà quotidiana anche a persone che comprano un giornale molto commerciale come Oggi. Io onestamente non lo compro, però devo dire la verità, magari lo leggono molte persone, molte casalinghe. Leggendo l'articolo, che è scritto molto bene, si evidenzia una cosa molto fondamentale, che la loro famiglia è famiglia non tanto perché è formata da due donne, ma perché sono due persone che si amano. E in questo caso il sesso non conta. Sono dovute ricorrere alla fecondazione eterologa in Olanda, perché in Italia è proibita, come tante cose, quindi anche il matrimonio. E credo che questa visibilità che dà l'essere famosi può portare molte cose. Oscar Wilde, vabbè, è stato incarcerato, Pasolini ha subito vari processi, Virginia Woolf è una scrittrice senza pari, senza parlare poi di Michelangelo, di Leonardo, che io credo che anche voi siete degli artisti, cioè voi due state facendo qualcosa di grosso, e anche se sembra l'inizio e uno si può scoraggiare e dire non so se andrà, io credo che invece questo piccolo seme che state seminando qui oggi è veramente importante, perché se ci fossero tante persone come voi che decidessero di mostrarsi al mondo per come sono, perché non c'è niente di particolare, cioè tu sei non so, una fotografa, ti occupi di designer, una grafica, Domenico penso faccia altrettanto, ognuno di noi può contribuire alla società in questo, e ognuno di noi contribuisce quotidianamente alla società. Noi siamo persone che, essendo maggiorenni, possiamo votare, e i politici dovrebbero sapere che noi decidiamo del destino di questo paese, non loro, e dovrebbero avere, non dico paura, però dovrebbero temerci, perché noi abbiamo veramente il potere, però dovremmo esercitarlo in politica, dovremmo esercitarlo anche per la legge che adesso è stata riproposta dall'onorevole Concia, dall'onorevole Bernardini, il 6 luglio scorso, e a cui si è legato anche l'IDV, l'Italia dei Valori, perché con delle leggi contro l'omofobia, la legge per estendere il matrimonio alle persone omosessuali, ma per l'estensione del matrimonio in generale a chi lo voglia fare, non ci deve essere discriminazione tra uomo e donna, che invece c'è. Voi state facendo questo, state portando avanti un messaggio che è quello della non discriminazione. Immagina se la storia li avesse discriminati, ma immagina anche se queste persone vivessero oggi, probabilmente deciderebbero di fare coming out, come ha fatto anche Tiziano Ferro, giustamente, perché è giusto, cioè non bisogna nascondersi. Una delle ultime campagne del Pride fu Alla luce del sole, e io dico questo, voi state scoperchiando pian pianino con il vostro lavoro questo, il vaso di Pandora, che cos'è? È essere se stessi, voi dite è normale, cioè non stiamo facendo nulla di scontato, nulla di male, quindi io vi auguro di portare alla luce quello che c'è di più bello, perché magari basterebbe che anche una sola persona vedesse un'immagine di questo per dire sì, è vero, lo posso fare anch'io. Anche in questa sala magari c'è tanta gente che non si è dichiarata, lo può fare, perché non c'è niente di male, loro non l'hanno potuto fare, forse qualcuno l'ha fatto, tipo Oscar Wilde, che era visibile alla sua epoca, e alla sua epoca era molto difficile perché si poteva venire arrestati, lui ha subito un processo, aveva una persona che amava, e la persona che amava è stata anche lui considerata plagiata dall'amore che lui provava per questa persona, quindi noi siamo amore, noi possiamo dare amore, quindi se le persone, i politici temono l'amore, noi siamo tranquilli perché quello che facciamo è questo, amore, nient'altro. Grazie. Grazie Riccardo. Adesso parlerà Aurora Staino del Movimento Democrazia, del Comitato Genitori. Buonasera a tutti. Scusatemi se leggo, non è perché non sento quello che dico, è solo che mi va meglio così.
Allora, mi auguro che questa campagna organizzata da Omocrazia arrivi a molte persone e che il suo messaggio contro l'omofobia e la discriminazione sia momento di riflessione e di condivisione. Il tema della campagna è stato trattato negli interventi precedenti, per cui io mi voglio soffermare soltanto sul termine immagina, perché adesso mi piace immaginare insieme a voi il presente che vorrei. Come dovrebbe essere questo presente? Ogni persona omosessuale dovrebbe avere le possibilità e le condizioni per poter vivere liberamente senza avvertire alcun tipo di disagio. La stessa cosa vorrei per le loro famiglie. Vorrei ancora che tra tutte le persone omosessuali, le loro famiglie, parenti, amici, nascesse una grande catena solidale. L'unione fa la forza e il messaggio che arriverebbe a quelle mentalità poco sensibili, bigotte o ignoranti sarebbe così forte da renderle inoffensive e con il tempo cambiarle. E non solo, questo messaggio arriverebbe anche all'indifferenza dei politici, ai quali ovviamente sfugge che qualche giorno fa il portavoce del governo francese ha dichiarato che la società cambia e il governo risponde con equità e giustizia sociale, con equità e giustizia sociale. Per cui già nel 2013 sono possibili i matrimoni gay e le adozioni. Mentre in Italia rivendichiamo ancora la legge contro l'omofobia, che sarebbe comunque auspicabile, considerato che arriverebbe dove non arriva la conoscenza e la sensibilità delle persone. Ma se questa nostra forza si formasse e crescesse sempre di più, la legge sarebbe soltanto un valore aggiunto. Questo è il presente che vorrei, obiettivo raggiungibile? No, al contrario, dipende solo da ciascuno di noi crederci e lavorarci sopra per raggiungerlo. Ok, grazie. Ragazzi, la conferenza è finita. Adesso comunque dedicheremo questa seconda parte alla visione dei quadri. Se ci sono delle domande noi restiamo a disposizione e di là c'è l'aperitivo. Grazie di nuovo a tutti per essere venuti. Chi vuole ovviamente può prendere il materiale, cartaceo, segnalibri e tutto il resto. Grazie.